barista da soli 4 anni, ma ha già vinto le ultime due edizioni del Trismoca Challenge e oggi ritorna per difendere l'amatissimo titolo. Trismoca Challenge è lieto di presentare Daniele Ricci, 20 anni di Brescia. Signore e signori, Daniele Ricci! E giustamente adesso presentiamo i nostri giurati, partendo dai giudici sensoriali e da Luca Riva, Radio Vera e Radio Bruno, e poi Chiara Corti del giornale di Brescia, Maurizio Valli, Bugan Coffee Lab di Bergamo e Germano Bana, Vini e Cucina Bresciana. Alla giuria tecnica il nostro coordinatore dell'acqua, il tuttologo dell'acqua, Sergio Barbarisi, Water and More, e poi Andrea Antonelli di Pulicaf. Tutti quanti capitanati dal capogiuria Davide Cobelli di Verona, Coffee Training Academy. Ultime consultazioni del concorrente con il capogiuria e tra poco inizieremo. Ancora pochi istanti. Sì. Bene, e siamo pronti. Daniele, prova. Quando dirai il fatidico time, il cronometro partirà. Ricordiamo, 15 minuti a disposizione. Musica, per favore. Time! Buongiorno giudici, io sono Daniele, ho 19 anni e sono un barista. Oggi mi piacerebbe condividere con voi la passione che negli ultimi anni mi ha permesso di approfondire e studiare ogni dettaglio del mondo del caffè. E vorrei farlo partendo da un caffè speciale, unico, come la sua zona di provenienza. Si tratta di un Red Bourbon, proveniente da Finca Caffè d'Eleta. Questa azienda agricola è situata nello Scirichi, un distretto situato nella regione di Piedra de Candela, ad ovest di Panama, al centro di una foresta pluviale. Qui il caffè cresce all'interno sul suolo del vulcano Baru, il vulcano al confine con il Costa Rica, ad un'altitudine di 1730 metri sul livello del mare, al centro di una foresta pluviale, come vi dicevo poco fa. I 420 ettari di questa piantagione sono interamente all'interno di un parco internazionale chiamato l'Amistad, un'area protetta in cui la temperatura media si gira intorno ai 21 gradi centigradi, con un tasso di umidità dell'80%, favorito anche grazie alle quasi 3000 mm di precipitazioni durante l'anno. Signori, io amo questo caffè. Il farmer Rafael Martinez lo rende particolarmente incredibile ed è per questo che oggi l'ho scelto per voi. La raccolta è stata effettuata all'inizio di agosto, naturalmente con un metodo in picking. Successivamente i chicchi vengono fatti fermentare in vasca, nell'acqua, per almeno 20 ore e successivamente asciugati in sun-dried. Per il mio espresso sono andato a macinare 15,2 grammi in filtro per 32 grammi in tazza. Vi chiedo gentilmente di analizzare i miei espressi in tre fasi importanti. Innanzitutto potrete notare una crema delicata ma importante, con delle fine tigrature. Prego. Successivamente potrete rompere la crema con il cucchiaino, che una volta sporco potete riporre nelle moche alla vostra sinistra. Ed esplorare i sentori di malto e agrumi, su di tutti l'arancia. Infine, l'assaggio, in cui verrete coinvolti le sentori tipici di Panama, una corposità ben bilanciata con sentori
sconsentori di malto, agrumi, ibisco e gelsomino ed un leggero retrogusto di caramello. Buona degustazione. In fase di tostatura del mio caffè, il tempo di sviluppo è stato di 2 minuti e 15 secondi, con il primo crack a 9 minuti e 20 secondi, a 174 gradi centigradi. Si tratta di una tostatura costante, al fine di avere un bilanciamento in tazza nel mio espresso. Signori, per le mie bevande al latte sono andato ad estrarre, come per gli espressi, 15,2 grammi di macinato per 32 grammi in tazza, a cui andrò ad aggiungere 95 ml di latte montato a circa 55 gradi centigradi. L'unione del mio espresso con questo latte creerà una combinazione armoniosa, con flavor di wafer, cioccolato bianco e nocciola ed un leggero retrogusto di caramello. Buona degustazione. Ispirazione per la mia bevanda al latte è stato un recente viaggio che ho fatto a Trieste, uno dei porti più importanti per quanto riguarda la compravendita di caffè in Italia. Alla tradizionalità di una delle bevande più consumate nel territorio triestino, come il Capo in B, ho voluto aggiungere un pizzico di originalità, creando appositamente per voi questa ricetta. Buona degustazione. Buona degustazione. Invece, come figura dei miei bevande al latte, ho scelto il cuore, in rappresentanza della passione che mi lega a questo fantastico mondo. Buona degustazione.
Signori, con permesso. Per la mia bevanda personalizzata sono nato a ricercare ogni dettaglio di questo frutto, cercando di ricostruire la drupa, proprio perché il protagonista in questi 15 minuti è proprio il caffè, il mio caffè. Partendo quindi dal fiore, come potete notare nelle ardesie di fronte a voi. Quindi abbiamo il gelsomino con 6 mg. Proseguendo, un altro fiore, l'ibisco, con 2 mg. Esternamente, come potete notare, abbiamo la buccia, ovvero la cascara, la stessa cascara del mio caffè, con 8 mg. E sotto di essa la pellicola, o silver skin, la pellicola che ricopre il chicco di caffè, anch'essa con 8 mg. Vado ad aggiungere circa 200 ml di acqua a 90 gradi centigradi, avente il residuo fisso 98 mg litro. E come ultimo ingrediente, in rappresentanza del chicco di caffè, il mio caffè macinato con una tostatura leggermente più chiara, con 14 grammi nella calita. Dopo un minuto di infusione in Aeropress, vado a filtrare il tutto nella calita, estraendo il mio caffè con questo infuso. Tempo per favore. Nel frattempo procedo con la preparazione dei miei espressi. Minuti. Vado ad aggiungere 3 centilitri di questo infuso per ogni espresso.
Signori, vi chiedo gentilmente, prima di degustare, di far roteare il bicchiere. Per percepire i flavor di miele e arancia. Infine, l'assaggio, in cui verrete coinvolti da ogni singolo ingrediente della mia bevanda, con flavor di miele, mela verde, albicocca e gelsomino. Buona degustazione. Signori, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. Time! 14.09 per il nostro Daniele Ricci. Sei stato una scheggia. Chi va piano va.